Buonasera. Benvenuta. Grazie. Cresce un calice di bollicine? Sì. Non ho mai fatto l'appuntamento al buio, no. Infatti un po' la cosa mi preoccupa. È molto che single? Un anno e mezzo. Io cerco l'uomo sincero e non c'è. Soprattutto quelli di 30 anni, secondo me è l'annata che ha sbagliato. Sì, eh? Mm. È un'annata uscita male. Quello del 90 è un problema. Ho avuto delle avventure e diciamo che ci sono sempre rimasta male. E quindi avevo proprio bisogno di staccare. Lei è una ragazza molto corteggiata. Sì, sono sincera, sì. Soprattutto ultimamente tipo dai calciatori, così. Oh, ho avuto un'avventura con un calciatore? Sì, ho fatto l'amante. L'amante? Si è dichiarata così. È vero. Con molta facilità. È meglio amante che cornuta, dirlo di solito. Assolutamente. Io il calciatore è il calciatore. Cioè, è tutto tatuato, io soffigo di qui, soffigo di là. Arrivano col suo macchinone tutto da figo. Mi spero che non sia un calciatore. Ne ha abbastanza di calciatori. Non li sopporto più. Però devo dire che non è la persona con cui puoi costruirci qualcosa. Cioè, difficilmente, perché comunque ci sono io, ma ce ne stanno altre 100 poi a casa. E quindi un po', anzi, mi girano proprio. Quindi questo ragazzo come deve fare per conquistarla? Deve essere un po' pazzerello. Deve dirmi, non so, domani prendiamo, andiamo. Sì, andiamo. Ci sono rimasta male tante volte e ho paura di rimanerci male ancora. Infatti ho detto, alla prossima, cioè basta, faccio suora. Mi piace uno che si butta, quindi. Esatto, sì. Uno che si tuffa nell'amore. Esatto. Speriamo. E le faccio un in bocca al lupo. Grazie mille, crepi. La prima serata assieme me la immaginerei una favola, insomma, qualcosa che non ho mai vissuto. Ma più che altro mi immagino il giorno dopo, cioè alzarmi e essere felice di aver passato magari una serata stupenda. Benvenuto. Buonasera. Si accomodi. Grazie. Io sono Alessandro. Piacere, Leonardo. Un po' emozionato. Dai, un pochetto sì. La prima volta in crociera, la prima volta al buio, la prima volta tutto. È normale essere emozionato in questi casi. Ah, sì. Allora, la stanno aspettando al bar? Ok. Mi seguo. Grazie. È vero l'impatto fisico, il viso, gli occhi, la bocca, cioè tutti i dettagli per me sono quelli che veramente ti fanno la prima impressione e ti dicono oddio, wow. Prego. Ciao. Ciao. Piacere, Blanca. Leonardo. Ciao. Ciao. Una persona soprattutto che abbia il sorriso dalla mattina alla sera stampato in faccia. Tutto bene? Bene, bene. Sì. Bene. Ho agitata, ma tutto a posto. Vabbè, ora siamo in due, quindi tranquilla, perché proprio... Tu sei una donna, mi piace l'impatto, quella piccola difficoltà ci deve essere, secondo me. Certo, contenuta, diciamo. Di che anno sei? 90. 90. Senti? Io già con i 90... C'è un problema. Pensavo male, me vado? No. Sicura? Me vado, eh? No, resto. A me piace stuzzicare, un sacco, come mi diverto. Che fai nella vita, te? Io faccio l'impiegata, tu invece? Io faccio il personal trainer. Prima facevo i tuffi, ero un tuffatore. Ah, infatti si vedono un po' le spalle larghe. Ben trovato. Ciao. È venuto a disturbare. Come ha detto? È venuto a disturbare. E invece se arriva quello che, diciamo, è un po' stronzino, io gli corro dietro. Dove sei? Roma. Io Milano. Mi ospiti a mangiare la carbonara? La carbonara, la matriciana. Io posso farti solo la polenta, non è che c'è molto. A me la polenta però non mi piace. Come no? Ti faccio i dolci a te? Sì. Sa, io invece col dolce non ci faccio niente. No? Io pure a colazione mangerei sempre salato. Vabbè, il dolce lo dai a me, mangio io. Mangi pure il mio? Sì. Vabbè, tanto non è che ti crepe, cioè ti fa problemi la cosa. Se mi piace una persona, non ti faccio capire, cioè ti faccio capire, ti guardo, però non sono una che viene lì, oh, io voglio l'uomo che sa corteggiare. A me piace andare in barca, quindi sono sempre in barca. Mio padre ha la barca, sì. Bello. Ah, io, sai cosa, a me piace un sacco pescare. Sì. Con la canna. Vero? Mi piacerebbe uno che mi tenga testa, che comunque mi faccia un attimo correre, perché se no mi annoio subito. Poi tiro via l'amo dal pesce, sì. Prendi proprio il pesce in mano? Sì. No, perché sì, no, sì, sai, anche il verbo, sì, sì. No, sai, di solito quando dici a una ragazza, metto, prendi, no, ma mi diverto, togli l'amo al pesce, no, io non tocco, no, ecco, faccio. Io non sono così, no. Quelle, no. Al primo appuntamento mi piace essere stupito. Senza niente. No.
Ti fa onore questo. Adesso mi vedi così che sembra una bomboniera, però... Il confetto. Sono sempre stato molto attento ai dettagli. Infatti, molti amici mi dicevano sì, però te continui così, cioè... Aveva 50 anni la trovi la donna. Perché hai scelto questo? Scusa, non lo devo chiedere. Perché è bello, è la mia personalità. Ah, è bello, mica so di che è brutto. No, anzi. No, l'ho disegnato, potevo non metterlo. Ah, l'hai disegnato te? Sì. Ah, ok, sì, allora, sì, cioè, sì. C'ha un senso da dirlo. Che cacchio. Se le piaccio è finita. Sto a pensare come farla impazzire. Non me lo fa rivede bene, però, a modo di alzare, fammelo vedere. E qua? No, anche da fuori. A me una ragazza vanitosa non mi farebbe impazzire del tutto. Per me una ragazza si deve piacere e comunque deve far vedere che è una che si piace. Hai capito? Bello. Grazie. Super shock questo. Sì.